comparsa dei melanomi, quindi dei tumori cutanei, e l'importanza anche di un controllo periodico, visto che normalmente quando si rientra in autunno si tende un po' a fare un check-up, magari ricordiamo l'importanza anche di un controllo della pelle. Sicuramente sì, e, anzi, il bene andare dal dermatologo, dal medico di base, dal dermatologo per far controllare la pelle. Però i pazienti quando vengono da noi per farsi controllare i nei, per fare poi magari le luminescenze eccetera, noi gli diciamo sempre sì, va bene, però i nei li deve controllare anche lei. E d'altronde è abbastanza semplice, c'è una regola delle prime 5 lettere dell'alfabeto o delle prime 4, cioè l'A, B, C, D è meno importante, che sta per A per aspetto. Cioè un neo deve essere simmetrico normalmente, cioè deve essere possibile fare una linea che lo divida in due parti super giù simili. B sta per bordi, perciò che devono essere netti, non ci deve essere una perdita di colore dal neo al cute circostante, il colore deve essere quanto più uniforme, se ci sono più di due colori, tre colori è una cosa da fare attenzione. E poi importantissima è la E, di evoluzione. Se un neo cambia, perché può cambiare, deve cambiare tutto e tutto insieme. Se una parte rimane tale quale e una parte cambia, ma a rigor di logica c'è qualcosa che non va. Se cambia, cambia tutto. Per cui il paziente, non tutti i giorni, perché altrimenti non noterebbe le differenze, però ogni due mesi così, deve fare un'autoispezione. Guardandosi per bene e guardando anche nelle zone nascoste, cioè guardando fra le dita dei piedi, fra le dita delle mani, i capelli devono essere controllati e anche le mucose, perciò la mucosa della bocca, la mucosa del pene, della vagina, eccetera. Bisogna controllarsi sempre. Può aiutare a fare una fotografia di alcune lesioni per confrontarle? Certo, d'altronde possiamo dire che sarebbe un'epiluminescenza casalinga, cioè sì. L'epiluminescenza non è nient'altro che fotografare un neo sì. Con una telecamera che ingrandisce, eccetera, metterla in memoria e usare e poi controllarla nel tempo per vedere se si sono fatte delle modifiche. Fare adesso con i nuovi telefonini si fa facilmente, fare delle fotografie dei vari nei senza flash vicino alla finestra in modo tale che siano ben illuminati e magari mettendo un righello, un metro da sarta, un qualcosa che ci possa dare la scala, come quelle delle carte automobilistiche, è sicuramente efficace, perché così non è più mi sembra, mi ricordo, ma uno può controllare quella lesione e vedere com'è. È sicuramente una cosa importante, una cosa che a volte noi consigliamo ai pazienti di fare.